Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, oggi è il 17 marzo 2020, siamo nell'era del coronavirus e anche nell'era del coronavirus mi voglio tenere informato e registrare questo video per vedere cosa sta succedendo e se qualcuno di voi interessa anche seguire qua tutti i cambiamenti vegetativi. Perché è successo un bel casino qua. Sta crescendo una foresta di cover crop, o meglio di sovvesci comunque come vedete, questa è la vecchia che sta riempendo tutto diciamo così, la food forest o l'agroforesta, la mini agroforesta, dato che è ancora molto piccola. Ci sono dei favini, delle fave, vedete, che stanno già in certi casi buttando il fiore. E poi ci sono dei piselli in giro, adesso non entro perché veramente è piuttosto alta, è quasi mezzo metro di altezza. Come si vede sta seppellendo tutti gli alberi, i corbezzoli. Qui è pieno di favini. Allora, in questa zona qui a sinistra, dove il terreno è più rialzato, il cover crop è più in salute, è più alto. Più mi sposto qua dove c'è ristagno idrico, vedete? Anche perché qua forse ho piantato in maniera non troppo omogenea. Si vede un prato di trifogli, un bel prato di trifogli con un po' di brina, dato che sta facendo ancora molto freddo, cioè, molto freddo no, però insomma arriva a 2 gradi. Questi sono i lupini che soffrono tantissimo il freddo, la maggior parte sono morti o sono ingialliti. E quindi questa è la situazione qua, in questa bassa, diciamo, in questa depressione. E gli alberi iniziano a sbucare fuori con le gemme totalmente, con i fiori nei casi delle rosacee. E la cosa più interessante, una delle cose più interessanti, intanto guardate qua che bel tappeto di trifogli. Notiamo che siamo solo a metà marzo e comunque c'è una bella vegetazione, c'è una bella vegetazione, qua ci sono dei favini. Questo è tutto l'oietto. Tutto l'oietto, non mi ricordo se è l'oietto perenne o l'oietto italico. Naturalmente a differenza dell'oietto perenne sopravvive per tanti anni e l'italico in teoria dopo vari sfalci non resiste più. Questa qui, per chi si ricorda, è l'area rialzata, vedete? E poi va giù qua. Questa è l'area rialzata di compostaggio. Ci saranno più o meno quei 30 centimetri di compost sotto. Adesso andremo a vedere piano piano. E sopra cos'è che è successo? Cos'è che ho fatto a novembre? No, forse fino a ottobre, non mi ricordo. Ho piantato tantissimi semi di orzo, solo di orzo perché avevo quelli lì e volevo sperimentare, dato che non, sinceramente non ci credevo che avrebbe attecchito in questa maniera. Anzi, il fatto è che ha attecchito. Questo orzo qua ha attecchito meglio di tutti, guardate il verde intenso, la crescita esponenziale rispetto a quest'orzo qua, che vabbè naturalmente è nella zona stagna, questo è proprio schifoso, non sta crescendo nulla, è una zona che ogni volta che piove si ristagna, poi anche salina, leggermente salina. E questo è altro, sono altri cereali,
Vedete che differenza di crescita. Questo è orzo, questo qui è grano, poi lì c'è grano duro, là c'è il grano corzon, e via dicendo. Però guardate che differenza, guardate proprio il colore, ve lo faccio vedere velocemente qui e qui. Verde della fotosintesi della clorofilla, qua è impressionante. In tutti e due i casi il seme non è stato seppellito. Faccio vedere brevemente cosa succede al suolo. Queste sono foglie, sono tutto materiale di organico. Andiamo giù, la temperatura si alza sempre di più perché l'attività batterica aumenta e avremo. Ora questo non è molto maturo, però anzi non c'è molta profondità. Però vedete che qui si crea suolo, si sta creando della terra. Questo è il mio obiettivo principale, creare terra, creare suolo in una zona che non è fertile, perché è l'unica alternativa per poter coltivare bene nel futuro, perché se inizio a usare tutti come si dicono, adesso non so per parlare italiano, i fertilizzanti e via dicendo, devo sempre prendere materiale da fuori e metterlo dentro nel mio campo. L'idea è di chiudere il circolo, usare sempre il materiale del mio campo per creare del compost e creare terra, invece che la terra coltivando scende perché prende energia e quindi va negli ortaggi, negli alimenti che poi mangio, la terra sale perché uso il foraggio e creo terreno e in più ci coltivo sopra. Ora sono nella prima fase sperimentale, cioè creare terra, poi piano piano inizierò a coltivare. Sperimentando sempre perché non so dove andare a finire dato che sono esperimenti. Questo è orzo e se riesco a farvi vedere delle ife, cioè delle ife, delle radici di orzo. Guardate dove cresce l'orzo. Neanche, non è neanche matura questa terra, ma si attacca in maniera incredibile nelle foglie. Lo stelo è perfetto, la spiga pure. Guardate questa spiga qua. Adesso vi faccio vedere invece delle spighe che non stanno troppo bene, ma sono state piantate nella terra. Quando la spiga non sta bene, è così. Rossa alla base. C'è del ristagno, il problema di queste spighe qua è che sono ristagno, sono un po' gialle, vedete le foglie, e sul colletto diventano rosso, rosse. Anche specie come delle comunque graminacee di cereali che hanno una resistenza molto forte alle imperizie, diciamo così, della terra. Questo quindi mi fa riflettere tanto che praticamente anche quella lì è una zona di mulch, di compostaggio, che risulta più verde rispetto a qua. Poi questa zona qua invece è stata piantata a sovvescio di favino, di vari, di loietto, di lupino, di piselli proteici, di ravizzone, di colza e via dicendo. Però dato che è una zona che ha un ristagno molto forte, il problema è che ogni volta che buttano fuori i germogli mi si ingialliscono e muoiono continuamente. E quindi dovrò, a parte vedete le zone rialzate dove c'era già una coltivazione precedente, c'erano dei radicchi qua. Il favino ha preso ottimamente, in maniera ottimale.
il resto c'è molta difficoltà qua di crescita. Cos'è che ho fatto appena arrivato dall'India? Ho iniziato a piantare tanto, cioè a seminare in maniera piuttosto aggressiva per vedere di aumentare sempre di più questa tecnica che sto cercando di portare avanti, cioè di far crescere di più possibile materia organica, quindi specie. Crescono sempre di più le specie vegetative. Una volta che hanno una certa altezza, le taglio, cascano nel suolo, iniziano a formare il compostaggio, quindi terreno, e poi ci pianto sopra del seme e mi continuo a fare sempre questo ciclo. Quindi semina, raggiunta una bella altezza, taglio, formazione di compost e ripianto e si riforma il ciclo. Il terreno con il tempo mi si alza invece di abbassarsi. Questo è un processo che faccio soprattutto all'inizio per dare fertilità alla terra che qua non è presente. Poi qua i cani scassano i maroni, però vabbè. E allora, qua invece sono tutti gli esperimenti, negli altri video facciamo vedere perché poi me le devo ricordare. Forse sarà un video un po' lungo, ma ho bisogno di dati per vedere le differenze. Qua ho fatto un quadrato con vari quadrati al proprio interno dove ho piantato delle sementi differenti. E vedete, vabbè, adesso è marzo, però. Qua ci sono le insalatine che stanno crescendo, sono molto dure perché la terra non è buona. Insalate 4 stagioni. Qua ci sono le cicorie a grumolo verde, vedete? Cicorie a grumolo verde che anche qui crescono, ma la qualità prevedo che non sarà una delle migliori perché sono molto dure. Qui ci sono delle brassicacee. Ecco, questa qui è una cosa per me molto interessante perché mi fa capire veramente la qualità del terreno. Ci sono delle brassicacee che ho piantato d'inverno e invece di farmi la palla, la prima cosa che cercano di fare è chiudere il ciclo vegetativo, vogliono fare subito il fiore per fare il seme. Le piante sto osservando, ma molte persone si rendono conto di questa cosa, che succede questo, quando la pianta velocemente vuole chiudere il ciclo vegetativo è perché è in stress. È in stress soprattutto perché il terreno non è buono e quindi vedete. Una brassicacea di questo tipo che dovrebbe fare una palla gigantesca diventa uno stelo così di questo tipo qua con il fiore. Vedete? Addirittura qua ha già prodotto i semi e siamo a marzo, quindi dice molto sulla terra, dice molto sulla terra. La terra qua è molto dura, stagna. Materia organico c'è, è presente, ma non c'è ossigeno, non è ossigenata. Se non c'è ossigenazione nella terra, le radici non respirano perché bisogna ricordare che le piante, oltre ad aver bisogno, di anidride carbonica, no? Per fare la fotosintesi, quindi fissare carbonio nello stelo, comunque nella pianta, hanno bisogno di bruciare a loro volta l'energia che producono e quindi non è possibile un accrescimento della pianta ottimale se non c'è anche ossigeno, quindi c'è bisogno di anidride carbonica e ossigeno. Invece noi come esseri umani, come animali, abbiamo bisogno solo di ossigeno. Qui vabbè c'è l'oietto che veramente non ha difficoltà a crescere quasi in nessuna zona. Infatti ho piantato molto l'oietto qua, in futuro dovrebbe crescere perché mi fa piuttosto sostanza organica. Qua vedete il fallimento delle leguminose, ce ne sono molto poche. Questi sono ginestrini, se mi ricordo bene, che sono tutti dei tipi di trifogli, comunque trifogli bianchi, a zolle sono cresciuti. Guardate la densità di semina. La densità di semina che ho fatto ieri. Qui ci sono, c'è la sulla, quella è sulla. Questi sono altri trifogli, qui c'è il favino, c'è la vecchia e via dicendo. Qua ci sono altri trifogli piantati l'anno scorso.
Qui c'è la vecia che cresce in maniera schifosa, a parte qui forse. Ci sono degli spinaci, male comunque crescono, perché avevo seminato molto. Lì c'è il criscione, che è l'unico che è cresciuto, e le rape che sono durissime. Quindi, insomma. E questa zona qui era stata arata. Questo sarà un video lungo perché voglio. È da tanto che non faccio video nel campo e mi devo ricordare. Stessa cosa qua, vedete, c'era stata una bella semina, però la crescita è difficoltosa. Per esempio, guardate i piselli come soffrono, sono gialli. C'è ristagno idrico, soprattutto non c'è neanche azoto disponibile, sicuramente. La pianta va in clorosi, quello che succede è noto. Che quando c'è ristagno idrico il gambetto va in marcescenza, vedete come diventa marcio e non c'è più passaggio perché si deve difendere tra la superficie del suolo e il confine tra il suolo e l'aria che diventa ristagnoso e allora lui per difendersi si indurisce più che può, però poi non passa la linfa. Questa è chiara, vedete, qui dovrebbero esserci, se fosse sano andremo di là a vedere quelle che sono più sane, un po' più sane sicuramente, dovrebbero esserci dei glomeruli di rizobi, cioè di simbiosi con i batteri, insomma, essendo una leguminosa. Qui una zona di brassicaci che va subito a fiore. E qua le piante di orzo, piante di grano, e qui appunto si vede la differenza, insomma. Adesso qua sto continuando a piantare, vedremo. Questa zona qua la chiuderò e la manderò ad erba. E ecco, quello che voglio migliorare assolutamente è appunto la qualità del terreno in questa zona qui. Perché è quella peggiore che scende e mi riforma ristagni, quindi voglio creare terreno. Il primo piccolo esperimento che ho fatto proprio senza crederci è stato questo qua. Vedete com'è possibile fare questa cosa? Questo è orzo, c'è stato un piccolissimo rialzo del terreno, tra l'altro non usando terra ma usando compost preso dall'erba che cresceva qua, l'ho lasciata alzare solo 30 cm e l'ho buttata qua sopra. Ci ho piantato dopo che il compost maturava, ci ho buttato i semi di orzo senza seppellirli dentro e guardate come guardate la differenza gigantesca tra questo e quello. Stessa specie, stesso tipo di semina. Ma lì è stagno, qua è rialzato, c'è azoto perché le erbe si sono decomposte, ci sono tutti i tipi di materiali, tutti i tipi di materiali appunto che servono, di macro e micronutrienti e flore batteriche che servono alle specie. Ed è la stessa cosa che succede laggiù, vedete? Guardate che verde, qui centrale, sempre orzo. Quando rialzo e faccio e creo terreno, succede questa cosa qua. Invece dove non alzo non è così buono, perché qua abbiamo appunto il problema del ristagno. Quindi questa zona qui la chiuderò e ci farò rialzare l'erba, cioè farò crescere l'erba, la taglierò e ci formerò del compost per poi seminarci sopra. Qui vabbè, questo piccolo esperimento che ero interessato molto, cioè, vedete, e ripeto, nei vari video l'ho detto mille volte qua, avevo un terreno di questo tipo qua che viene continuamente tagliato da un toserba, l'ho chiuso così non viene più tagliato e ci ho piantato l'orzo, anche in questo caso, che però non è, cresce tutto fitto naturalmente perché il seme è stato piantato in maniera molto fitta, ma essendoci molta competizione con le altre specie, si indurisce molto.
gambo diventa rosso, non è che stia bene, non si può dire che sia troppo bene, però cresce. Stessa cosa con i piselli, che ho piantato sempre in stessa maniera, che non è che stanno malissimo, meglio di sicuramente di quella zona, di questa zona qua. Però per non averli seppelliti e averli piantati sull'erba, insomma, non me l'aspettavo. Che la mia idea comunque è sperimentare per produrre il più possibile sostanza organica per farla diventare suolo. Quindi sto sperimentando queste cose. Qua ripeto, ho riseminato, siamo a marzo, spero che con le piogge che ci dovrebbe piovere fra poco un po' di giorni, le minime sono di 3-4 gradi, e si dovrebbe sviluppare vegetazione e poi taglio di nuovo e creo suolo, continuo a fare queste cose qua, esperimento questo. Poi qua, invece qua, dato che ancora non è alta la vegetazione, la lascerò crescere. In quella zona lì invece farò un esperimento. Una parte la taglierò di orzo e l'altra lascerò crescere per vedere se l'orzo ricaccia, ma non credo, però provo. E invece qui, in questa zona qua, taglierò, farò questo esperimento un po' rischioso, però devo provare, taglierò questa zona qua di tutto il cover crop delle foraggere, la taglierò, seminerò, si creerà, spero, in pochi giorni, una zona di compost non maturo, e dopo aver seminato, forse, spero, il seme riuscirà a superare lo strato di compost e ricrearmi questo ciclo continuo dove creo della terra. Invece la zona qua giù, poi forse lo farò vedere in un video quando finirò il lavoro, questa zona qua la lascerò a seme perché voglio vedere cosa succede. È pronta, hanno tutte le infiorescenze, le specie. Quindi questa zona qui la taglio e continuo a produrre suolo e l'altra la mando a seme per vedere la differenza. Quindi adesso qua guardando cosa succede per esempio in qualche specie di... Guardate qua invece che differenza che abbiamo rispetto là, le specie stanno benissimo. Questo è un pisello fiore bianco che sta sicuramente adesso se lo tolgo, lo sradico, avrà i suoi noduli di simbiosi con i batteri. E proviamo. Vediamo un attimo qua, guardate la terra. Naturalmente è il primo anno che faccio questo lavoro qua, quindi non è che sarà ottimale, ma si può vedere. Dovrebbe essere piena già di radichette, ma con il cellulare faccio fatica. Vedete, adesso il cellulare non si vede, ma ci sono tutte delle micro radici dentro che tengono la terra unita, ma non dura, e la lasciano respirare perché creano tutti questi tunnel, spaccando piano piano. Il profumo della terra, che per me è importante, deve avere un odore tipo cetriolo fresco comunque. E prendendo un pisello, per esempio, qua, sradicandolo. Se ce la faccio, non è difficile. Ecco, guardate, però già solo, guardate come cresce molto meglio rispetto a quell'altra zona. I fiori bellissimi. Qui farà il bacello. Vediamo. Guardate, adesso la maggior parte della radice è rimasta giù. Ma guardate i noduli, quelli sono i noduli. Quelli lì sono importantissimi perché azoto fissano. Le leguminose sono quasi le uniche specie a fare queste cose, questa cosa qua, e migliorano il terreno in maniera veramente drastica. Vedete quel nodulo là? Questo è un bel nodulo.
Ripeto, la maggior parte della radice è rimasta giù. Taglio. Questi qui sono noduli. Qui c'è praticamente un miscuglio di batteri, linfa, dove avviene appunto lo scambio di simbiosi tra la pianta e i batteri. Non è la pianta che azoto fissa, ma sono i batteri che azoto fissano. I batteri, in cambio dell'azoto fissazione, ricevono energia da parte della pianta. Quindi, quando taglio, la radice la lascio dentro perché è lì il contributo positivo. E quindi è questo. Vediamo anche qua se vediamo un po' una veccia. Se... Questo video sarà un po' un casino, ma ho bisogno di veramente di ricordarmi questo passaggio, perché sennò non so poi le differenze. Ma qua non sono riuscito a tirar fuori niente. Comunque, adesso con una mano non riesco a fare questo lavoro, però ne ho tirate fuori già parecchie e quasi tutti hanno i noduli. Tanto vedete gli alberi che già buttano, questo è un pero, buttano fuori le foglie. E quindi questa è la situazione. Adesso siamo già a 26 minuti. Faccio una carrellata veloce degli alberi perché me le voglio ricordare. Questo qui è non mi ricordo come si chiama, porca miseria, che è il nome più facile del mondo. Ah, un nocciolo. Che butta fuori, si ingrossano le gemme. Qui c'è il fico che è morto, chiaramente morto, si vede duro, non c'è linfa. Qui invece c'è l'albicocco, che l'anno scorso mi ha fatto un sacco di albicocche. Vediamo per esempio il procedimento. I fiori ormai sono già tutti passati, però vedete qui, per esempio, vedete? Il fiore è morto, ma come si dice? L'hanno impollinato e si vede già la piccola drupa di albicocca. Quindi questo è questo è il piccolo nocciolo che ha sempre avuto dei problemi. Quello che farò adesso in futuro sarà fare un margine qua con le canne di bambù, più o meno di un diametro, un cerchio di un diametro di 50 cm o poco più, e pianterò dei sorvesci, che anche lì farò la stessa cosa, le taglierò continuamente per creare della terra. Qui vabbè ci sono i vecchi prugni, Regina Claudia e via dicendo. C'è il corbezzolo, sempre verde. Melograno. Sono morti tanti alberi. Questo c'è il nespolo. Andiamo a vedere qua il gelso che si prepara. Anche questa qui è una zona veramente molto complicata perché c'è un gran ristagno idrico, l'erba viene continuamente tagliata, e non si forma sostanza organica. Purtroppo non sono responsabile del taglio dell'erba, perché così hanno deciso di fare qua. Quello era un gelso, questo è un altro gelso. Bianco, rosso, non mi ricordo, che comunque fa i gelsi, si mangiano, sono buoni, ma la pianta non è che sta tanto bene.
Questo è il mirabolano che non ha quasi mai problemi, cresce molto velocemente, ha un odore spettacolare veramente, il fiore. E niente, questo vabbè, è un ciliegio selvatico, sta morendo. Qui c'erano due o tre alberi, non mi ricordo, sono morti tutti, sono morti praticamente tutti. Infine faccio una carrellata del posto, panoramica, per vedere le differenze. Un videazzo questo di 30 minuti, esagerato. Questa è la zona che cambierà drasticamente, spero. La zona che voglio far cambiare il più possibile. Alzare il terreno, renderlo fertile e poi in futuro piantare degli alberi. E coltivarci anche. Faccio vedere la terra, che schifo è. Melma. E questa è la zona che ho avuto, mi è piaciuto l'esperimento, ha avuto successo del mulch. Senape bianca. Fa un sacco di biomassa, vedete, perfetta per il cover crop e creare terreno fico, e là c'è tutte le altre piante. Va bene, qua chiudo e ci vediamo alla prossima. Un breve video qua nella vigna perché cambierà, ci pianterò del sottovigneto, quindi crescerà l'erba, cambierà la situazione. Adesso la terra è veramente brutta, sabbiosa. Poi anche qua lo stesso discorso. Qua ho piantato la senape e, essendo una zona più protetta, è cresciuta veramente tanto. Fatto un sacco di biomassa e in questa zona qui era più concimata, migliore rispetto a questa zona qua, che poi prende anche meno sole, si vede. E cos'è che fa? Praticamente butta subito il fiore giallo, perché come vi dicevo, la tendenza è quella di chiudere subito il ciclo. Vuole fare subito il seme e chiudere subito il ciclo vegetativo. Butta il seme perché va in crisi, va, anche se non sta troppo male in questa zona, comunque vedete che c'è subito il fiore chiaro delle brassicacee. Chiudo il ciclo il prima possibile. Invece rispetto a queste qua che si ingrossano il più possibile perché hanno la capacità buona di radicare in fondo e c'è del compost. Insomma, quindi faranno più fiori e faranno più semi perché ne hanno la possibilità. Qua invece ci sono i favini, ci sono favini tutti seminati, cover crop tutti seminati ad ottobre, fino a ottobre e via dicendo. Comunque essere a metà marzo sono così, dai, non è male, insomma, sono cresciuti. Ok, poi vabbè, lì stanno crescendo due gelsi che poi collegherò. Va bene.